Ciao a tutti ragazzi, oggi anche io, uscendo un po' da quello che è il mio ambito di appartenenza, voglio proporvi un workout da poter fare a casa vostra e in tutta sicurezza. Vi starete chiedendo che cosa serve per allenarsi? Nulla, basta il tuo corpo, un tappetino o un telo. Se siamo pronti per partire, direi che possiamo iniziare. Il workout di oggi si sviluppa su 4 blocchi di lavoro. Ogni blocco è composto da 8 ripetizioni. 30 secondi di lavoro, 20 secondi di recupero. Basta il tuo telefono o un altro apparecchio con un Tabata di 30 secondi di lavoro e 20 secondi di recupero. Questo è quello che ti serve per poter procedere con il workout. Blocco numero 1. Squat. Skip alto. Squat kick. E squat jump. Se siamo pronti per partire, iniziamo. Butta i glutei in basso e indietro e cerca di arrivare col bacino in linea col ginocchio. Mantieni sempre il petto alto, spingendo dalla pianta del piede quando sali e stringi i glutei. 3, 2, 1. 20 secondi di recupero, qui abbiamo lo skip alto. È un recupero attivo, quindi siamo sempre in movimento, non ci fermiamo mai. Per 4 blocchi di lavoro. Cerca di portare sempre le ginocchia alte e parallele al pavimento. Tornano gli squat. Ogni blocco si sviluppa su 2 serie di esercizi. Lo squat, lo skip, lo squat kick e lo squat jump. Skip. Stop. Se vuoi aumentare un po' l'intensità, aumenta la velocità di esecuzione dello skip, ma mantenendo sempre il petto alto. Cerca di muovere anche le braccia. 3, 2, 1. Squat. Go. Siamo al terzo. Comincia qui, se vuoi, a aumentare un po' la velocità di esecuzione dello squat, ma rimani sempre controllato nel movimento. Non portare il bacino in avanti, ma sali dritto. Butta i glutei indietro. 3, 2, 1. Skip. Stop. Aumenta un po' la velocità dello skip. 3, 2, 1, squat. Go. Siamo a metà. Quello che ti chiedo è di cercare di rimanere concentrato anche adesso che magari hai un po', sei un po' in affanno col fiato e comincia l'ossigeno a arrivare meno al cervello. Porta sempre i glutei indietro e cerca di arrivare sempre col bacino in linea col ginocchio in modo da avere un buon range di esecuzione. Ultimo skip. Stop. Qui cosa puoi fare? Avere intensità diverse di lavoro. Mantieni un'intensità, provi a aumentare un po' e torni a quell'intensità. Cerca di avere dei picchi di esecuzione e dei picchi di intensità per dare delle botte al cuore. Cambiamo l'esercizio. Squat kick. 4 e 4. Porta il ginocchio in alto
e leggermente in obliquo, e se vuoi cerca una leggera torsione del corpo nella parte alta e attiva gli obliqui, attiva l'addome, ma rimani sempre aperto col petto. Squat jump, esplodi, esplosivo nel salto, o stacchi completamente il piede da terra, oppure se vuoi vai solo sulle punte ma cercando un movimento esplosivo verso l'alto. Squat kick. Ora cominceranno i quadricipiti a bruciare nella parte centrale. Rimani concentrato sull'esecuzione e porta sempre il bacino in basso e indietro. Squat jump. Stacca la punta dei piedi a terra cercando di andare verso l'alto. Genera esplosività nella muscolatura. 3, 2, 1. Squat kick, ne mancano due. Usa la triple estensione della caviglia, del ginocchio e dell'anca per avere esplosività nel salto. Squat, kick. Ultima serie di lavoro per questo primo blocco. Squat jump. Ultimo recupero attivo. O stacco le punte o esplosivo, ma sul posto. 3, 2, 1, stop. Rest. Ottimo, primo blocco di lavoro andato. Ora recupera 2-3 minuti e passiamo al blocco successivo. Secondo blocco. In questo blocco avremo flessioni, mountain climbers, plank walk e plank spiderman kick incrociato, ovvero push up o sulle punte o in ginocchio o ginocchio sotto le anche, mani oltre le spalle e braccio a 90 gradi. Push up, mountain climbers, mani sotto le spalle, ginocchio che passa vicino al pavimento e il corpo è parallelo al pavimento. Avremo plank walk o sulle punte o in ginocchio. La mano va al posto del gomito e mi permette di salire. E avremo Spider-Man kick incrociato. Plank Spider-Man, ginocchio, gomito. Ginocchio, gomito. Ok? Siamo pronti per partire. Partiamo col push. Petto in linea con i gomiti,
e mani oltre le spalle, lateralmente. Cerca di creare due angoli di 90 gradi con le braccia. O sulle punte o in ginocchio. 3, 2, mani sotto le spalle, stringo, torno sulle punte e il ginocchio passa vicino ai gomiti. So che è dura, manteniamo il corpo parallelo al pavimento, contraendo l'addome. Torno in push-up, mani ampie o in ginocchio, come abbiamo detto prima, o sulle punte dei piedi. Se vuoi puoi alternare ginocchio e punta. 3, 2, 1, mountain climber. Spingi le mani a terra, attiva il tricipite e la parte anteriore della spalla e cerca di mantenere le ginocchia vicine al pavimento per tenere le anche basse. Push up. Butta fuori l'aria ogni volta che sali. Prendi fiato, perché il mountain climber aumenta il battito cardiaco, quindi devi recuperare fiato nei push-up. Se vuoi, nel mountain climber, puoi aumentare la velocità delle gambe se lo vuoi più intenso, altrimenti rallenti. 3, e li fai singoli. 2, 1, go. Ultimo push-up. Cerca in questo momento di tenere l'addome solido in modo da tenere la schiena lunga e dritta, un blocco unico. Le gambe si muovono, ma tu rimani parallelo al pavimento con le anche basse. Plank walk. O sulle punte, mano dove c'è il gomito e mi aiuta a salire. Oppure in ginocchio, stessa cosa, l'importante è tenere l'addome contratto in modo di da non incurvare la schiena. 3, 2, 1, stop. Spider-Man kick incrociato. Qui sì che devi andare sulle punte e incrociare ginocchio gomito. Non torcere troppo il corpo, 3, 2, ma rimani 1, dritto go. E ruota solo leggermente il bacino. Torna al plank walk. Mano sempre al posto del gomito e mi spinge verso l'alto. Farne un po' con un braccio e un po' con l'altro. 3, 2, 1, stop. Spider-Man kick. Incrocio, ma la parte alta del corpo rimane ferma. Spingi le mani a terra, attivi il tricipite e attiva la parte anteriore della spalla. Plank walk.
Spider-Man Kick. Incrociato. Non conta tanto la velocità nell'esecuzione, conta quanto il controllo che hai dell'esecuzione. Cerca di tenere l'addome più solido possibile. Ultimo, plank walk. In questo momento avrai il tricipite nella parte anteriore della spalla che stanno bruciando, perché sono 7 minuti di lavoro continuo in cui quel tipo di muscolatura è richiamata. Quindi se fai le opzioni facilitate, 3, 2, va benissimo. 1, stop. Plank Spider-Man. Incrociato. Three, two, one, stop. Secondo blocco completato. Terzo blocco di lavoro. Affondi alternati indietro. Gamba davanti, rimani ferma e affondo. Cambio gamba lateralmente. Vado indietro. Plank Spider-Man. Mani sotto le spalle e schiena dritta, gluteo stretto. Avremo affondo laterale con jump. Affondo laterale con jump. E plank camminata a piedi, destro, torno, sinistro, torno, destro, torno, sinistro, torno. Se non lo vuoi fare sulle mani, plank, destro, sinistro. Scegli tu se farlo sulle mani o in plank. Siamo pronti per partire. Affondo alternato. Porta il piede dietro lungo e trova una buona accosciata. Cerca di creare due angoli di 90 gradi con le gambe, ma il ginocchio non supera mai la punta del piede dell'avanti. Plank Spider-Man. O sulle punte o in ginocchio. L'importante è sempre tenere i glutei stretti. Affondi. Affondi indietro verso il basso. Immagina di portare il bacino verso il basso come un peso che scende dall'alto e scende dritto. Plank Spider-Man. Stop. Affondo. Alternato, destro e sinistro. Cerca sempre di mantenere il petto alto e non chiuderti in avanti. Plank.
3, 2, 1, go. Ultimo a fondo. Alternato. Cerca sempre di portare il bacino in basso. Gamba e braccio opposto. Three, two, ultimo Spider-Man. One, stop. Three, two, one. Affonda laterale, più jump. Laterale, jump. Qui sì che devi cercare l'esplosività nel movimento. Devi cercare di staccare con tutta la forza che hai nelle gambe, i piedi dal pavimento. Aiutati con le braccia. Three, quando salti. Plank camminata. O in plank. O in plank Spider-Man. Cerca sempre di mantenere il gluteo stretto il più possibile, almeno, e three, l'addome contratto, two, per non saltellare. Affondo laterale. Aumenta un po' la velocità dei piedi quando ti muovi a destra e a sinistra. Aumenta un po' l'intensità del lavoro e dell'esercizio. 3, 2, 1, go. A fondo. Come vedi, non c'è bisogno di tanto spazio. Il passo è lungo. O se hai meno spazio, lo fai più breve. Three, two, one, stop. O sulle mani, o se vuoi, in ginocchio e sui gomiti. L'importante è che mantieni sempre il corpo parallelo al pavimento. Ultimo. Terzo blocco completato. Ok, siamo nell'ultimo blocco di lavoro, nel quarto. In questo blocco avremo passo dell'orso giunto, mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche. Punto le punte dei piedi a terra, mi sollevo leggermente, mani, testa che guardo in mezzo alle mani. Da questa posizione faccio dei piccoli passettini in avanti e indietro, ma cercando sempre di mantenere la schiena parallela al pavimento. Avremo plank avanti e indietro, posizione plank, vado in avanti con le spalle e indietro.
è la punta del piede che mi permette di fare questo movimento andando avanti e indietro. Avremo il burpees dal plank Spider-Man e salgo. Se non voglio saltare, faccio semplicemente questo. Oppure, se l'intensità è troppo alta, 1, 2 e salgo. Questo lo si può usare come recupero momentaneo senza farli tutti sparati. Ultimo esercizio, plank normale, rimango in plank. Ok? Pronti all'ultimo blocco. Andiamo a terra e ci mettiamo in posizione per il passo dell'orso jump. 3, 2, 1, go. Si parte. Cerca sempre di fare dei movimenti piccoli con i piedi e di mantenere più possibile la schiena parallela al pavimento. Spingi dalle mani a terra per dargli più stabilità. Plank avanti e indietro. Vado sulle punte, in avanti e indietro, in avanti e indietro. Se vuoi, anche in ginocchio, ma è molto più complicato. Quindi cerca di stare sulle punte. Passo dell'orso jump. Essendo nell'ultimo blocco, se vuoi, al posto di fare il plank, puoi recuperare, stare fermo 20 secondi, prendere fiato ed essere pronto per gli esercizi successivi. 3, 2, plank avanti e indietro. Stop. Ultimi due, orso jump. Sentirete che in questo esercizio il lavoro è focalizzato molto sul quadricipite, perché è una posizione dove continua a lavorare e permetterti di portare le gambe in avanti e indietro. So che è doloroso, ma cerca di mantenere la posizione più possibile. Magari recuperi e riparti. Plank avanti e indietro. Cerca di tenere sempre il gluteo stretto e l'addome contratto in modo di rimanere parallelo al pavimento. Passo dell'orso jump, l'ultimo. Ora che sei nell'ultimo, cerca di spingere ancora di più le mani per terra in modo da attivare ancora il tricipite e la spalla lavorata nel secondo blocco e le gambe nel primo e nel terzo. 3, 2, ultimo plank. 1, stop. Burpees, plank Spider-Man e salto. E salto. Qui, in questo momento, avrai la gamba carica dall'orso jump. Quindi cerca di dare l'esplosività al movimento per trasformare il lavoro di accumulo che abbiamo fatto prima. 3, 2, 1. Plank. Normale, o in ginocchio o sulle punte.
burpees. Come dicevo prima, se non vuoi saltare, dai giusto l'esplosività e ritorni. Oppure, lento con le gambe e risalgo. 3, 2, plank. 1, stop. Burpees. Ultima serie. Cerchiamo di dare tutto in questa. Ultimo plank. Stop. Ultimo blocco di lavoro terminato. Grazie per questo allenamento, ci vediamo presto e ciao a tutti.